Senatrice, benvenuta su Spettacolo Mania. Quanto sono importanti manifestazioni ed eventi come il Davide di Donatello? Il Davide è importantissimo perché è il nostro Oscar, è il momento in cui tutto il cinema italiano si racconta, e si racconta non solamente nei grandi attori, nei grandi registi, ma in tutte le sue maestranze. Io sono stata da poco agli Studios a Los Angeles e una delle prime cose che mi diceva chiunque era: voi avete delle maestranze favolose, perché io ricordo sempre che comunque tanti Oscar li abbiamo visti vinti grazie a loro. Per cui è una serata molto importante, è una serata anche per avvicinare un pubblico che magari si è allontanato dalle sale, e questa è anche la direzione che noi Ministero metteremo in campo per quest'estate. Investiremo 20 milioni, 20 milioni di promozione e 20 milioni per poter dare, far vedere i film italiani e europei a 3,50 euro, perché il resto ce lo metteremo noi. Per cui sarà un'estate piena di tanto prodotto italiano e europeo, come anche tanto prodotto americano, e sono convinta che riusciremo a fare dei numeri anche maggiori del 2019, perché l'esperienza della sala è un'esperienza unica, come detto, e credo che se uno va in una sala, per questo poi investiamo tanto anche sui giovani, sull'educazione all'audiovisivo dei giovani, 54 milioni, e quest'anno dopo se ne innamora e capisce che quella è un'esperienza che niente a che vedere con quella che si può fare nello schermo a casa. Ci ricorda velocemente le date? Sono due date? Due date, uno è... Ora ve lo dico, da dove inizia e dove finisce. Allora, no, ve le dico perché me le sono fatte scrivere anch'io, perché sono le due date del Cinema in Festa, e sono dall'11-15 giugno, per cui dall'11 giugno al 21 settembre i biglietti dei film italiani e europei costeranno 3,50 euro. In più, durante il periodo del Cinema in Festa ci saranno anche quelli americani, però legato solamente a quel periodo lo sconto. Le faccio un'ultima domanda, sono molto curiosa, lei ama il cinema, immagino, che genere preferisce e magari è l'ultimo film che ha visto? Diciamo che io di generi ne guardo veramente tanti, mi piace il cinema in sala, a me piacciono anche le piattaforme, mi piace veramente vederlo in tutte le sue forme. Qua ci sono candidati un paio di film che ho visto anche recentemente, ad esempio Siccità, l'ho visto da pochissimo, bellissimo, bellissimo film. Credo che siano delle cinquine forti, nostalgia, ci sono dei film forti, importanti, e poi la cosa importante è vedere come comunque la, fra virgolette, sperimentazione di magari attori che normalmente si vedono in un certo genere, spostati in un altro, o di grandi cantanti uniti comunque a dei film, per cui non solamente musicisti o cantanti legati alle colonne sonore dei film, ma che provengono proprio dal concerto direttamente, per cui, o da Sanremo. Comunque questa è una cosa positiva per tutto il cinema, perché lo rende comunque ancora più vivo e va nella direzione degli interventi comunque che stiamo facendo anche noi. Grazie mille, buon lavoro. Grazie.